stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Da una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati, taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. L'unico razzismo che esiste in Italia è quello contro il popolo italiano, massacrato di tasse per mantenere finti profughi. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Avrei tanti argomenti per iniziare la mia opinione oggi, però siccome ne ho le scatole piene di questo mondo variopinto LGBT, di questi gay, nulla toglie, lo dico per la miliardesima volta, che un uomo vada con un uomo o che una donna vada con una donna non mi interessa, non mi compete. Amatevi, H24, fino ad esaurimento, fate sesso, però non mi dovete rompere più, sono stufo, sto decreto Zan, con i problemi che ha l'Italia, si blocca un Parlamento e allora vi faccio vedere, chiamiamola una locandina, una scritta che mi hanno mandato le mie sentinelle e mi rivolgo ai fautori del mondo arcobaleno, di quel maledetto becero politicamente corretto. Se avete le, dopo scrivono loro, io non dico le palle, per carità, no, se avete le, gli attributi, dai, se avete gli attributi, il prossimo Gay Pride fatelo in un paese musulmano, siete eroi, siete coraggiosi, mi avete rotto i cosiddetti zebedei. E poi avete paura dei musulmani, voglio vedere se qualcuno raccoglierà il mio invito. Andate in un paese musulmano, denudatevi,
culi fuori, seni fuori, lingue in bocca. Dovete far vedere che siete bravi, non solo in Italia, terra di conquista. Orde di barbari continuano ad arrivare. Sono stufo di commentare questi fatti, un giorno sì e un giorno anche. Pregherei la regia di offrire il primo contributo. Se avete le palle, organizzate il prossimo Gay Pride in un paese musulmano. Voglio vedere le reazioni dei vostri amici musulmani. Adesso voglio dire ancora qualcosa con il massimo rispetto al nostro presidente Sergio Mattarella. Si è conclusa la sua visita in Francia. I mezzi di informazione ne hanno parlato, ci hanno fatto la testa così. È stato un successone. Hanno riservato a Mattarella i massimi onori, la Legion d'Onore, cavalli, carrozze, eccetera. Lui è andato a sanare una situazione particolare, perché molti non sanno che l'anno scorso ci fu un po' di frizione con i nostri cuginetti transalpini, tanto che il presidente Macron, che ve lo raccomando, quel ragazzotto dalla faccia semplice, da scout, ve lo raccomando, furbo, stratega com'è, ritirò l'ambasciatore per consultazioni, quindi c'era un po' di maretta. Da qui, per chi non lo sapesse, ecco perché Enzo Spattalino vi informa, Sergio Mattarella è volato a Parigi. Hanno parlato, Macron ha detto che è bravo Mattarella, quest'ultimo, il nostro presidente, si è sperticato in elogi, non vi dico. Allora io vorrei dire al presidente Mattarella, sono solo sceneggiate quelle fatte dal presidente Macron, perché caro presidente Mattarella, cari telespettatori, c'è una nave, l'Ocean Viking, che naviga e chiede di entrare in qualche porto. La Francia ha detto di no insieme a Malta. Il guaio è nostro. Vedete, vanno in pompa magna, visite di Stato, elogi reciproci. Poi vai a vedere i fatti e ci prendono a pesci in faccia. Noi non contiamo una mazza. E allora, anche per smorzare i toni, facciamo vedere la vignetta di Krančić, estremamente ricca, significativa. La vignetta di Krančić nella nave, in un barcone, insomma, ci sono i soliti falsi profughi. Uno dice: dove ci portano? Un altro gli risponde: in porto sicuro. Il terzo: wow, Italia! E poi c'è una con il volto coperto, una donna islamica: Ocean Viking in arrivo. E allora si può andare avanti così? L'Unione Europea continua a dire che non è di sua competenza. E allora di chi è la competenza, presidente Mattarella? Vogliamo puntare i piedi. Ecco perché io sogno un presidente un po' più energico, un Putin. Ha fatto arrestare il direttore di una ONG l'altro giorno senza mezzi termini.
Così bisogna fare, un paese che si rispetta deve usare le maniere forti, le stesse maniere che bisognerebbe usare verso tanti sacchetti a perdere. Ecco, vedete, le idee mi vengono, io vado a braccio, ho tante cose che mi frullano nel cervello. Da più parti mi viene chiesto perché, signor Spatalino, lei parla di sacchetti a perdere, oppure quali sono per lei i sacchetti a perdere? E io non perdo mai l'occasione di riferirmi ad una particolare tipologia di sacchettoni a perdere. Per esempio, ad Asti l'altro giorno, un 19enne di etnia rom, come vorrei chiamarli in altra maniera, ma devo stare attento, perché si rischia di andare in galera uno che dice la verità, uno che rappresenta il popolo, e quelli del politicamente corretto, falsi, bugiardi, ipocriti, farisei, fanno carriera, vanno avanti. È uno schifo, questo mondo gira all'incontrario. Questo ragazzo di etnia rom si è vendicato nei confronti di una donna di 91 anni, con un'accetta ha sfondato la porta e l'ha violentata. Ecco, come puoi definire tu un tipo del genere? Questo rientra nella classica tipologia dei sacchetti a perdere, cioè di gente che non serve alla società. Andrebbero tolti di mezzo, con le buone o con le cattive. Qualche volta vorrei che a governare sto paese fosse un tipo come Putin, come Viktor Orban. Dopo vi dirò cosa hanno fatto a Orban, il leader magiaro, colpevole di aver protetto la sua nazione, e l'Unione Europea mostra i muscoli con Orban. Seguitemi! E non mostra i muscoli nei confronti di questi falsi migranti. Una Unione Europea matrigna che non ha il coraggio di intervenire nei confronti della Francia, che l'altro giorno ha detto alla Ocean Viking: tu non entri nei nostri porti. Tanto c'è l'Italia, ci sono i fessacchiotti italiani, c'è il ventre molle dell'Italia, c'è il ministro dell'interno Lamorgese che non si fa sentire. C'è un vero e proprio assalto alle coste italiane. Io parlo da anni di una invasione. Così non si può andare avanti. Mi fermo una manciata di secondi. Dovrei stare con voi ore, 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 ogni giorno per esaurire la scorta dei miei contributi che ho per voi. Grazie. Dati ISTAT. In Italia più di 800 furti al giorno. Servono contromisure più efficaci. La soluzione Elmo S.p.A. non è solo il massimo per quanto riguarda la sicurezza contro furti ed effrazioni, ma unisce anche il bisogno di comodità. Integrando antifurto, videosorveglianza, domotica e antincendio in un'unica piattaforma gestibile da smartphone, tablet e PC. Completamente prodotto e certificato in Italia. Scopri anche le soluzioni sviluppate contro la pandemia da Covid-19 e i servizi di vigilanza personalizzabili. Elmo S.p.A. Global Security Solutions.
L'esperienza del cavaliere Emilio Conte da 40 anni mette a disposizione la sua professionalità con l'azienda Fratelli Conte SNC, un'azienda leader nel campo della sicurezza stradale con realizzazione di barriere su strade e autostrade, parapetti metallici e in legno, pannelli fonoassorbenti, ringhiere e affissione pali, montaggio carpenteria per impianti fotovoltaici a terra, soluzioni anche personalizzate. Fratelli Conte vi offre anche il servizio di idoneità terreno. Fratelli Conte SNC è sinonimo di qualità e sicurezza, punto di riferimento nel settore della realizzazione di opere e sicurezze stradali. Fratelli Conte SNC, sinonimo di qualità e sicurezza. Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free di Internet, a beneficio sempre dei ben pensanti, degli anonimi all'ascolto, per evitare che io possa essere frainteso, mostro il documento, la carta canta che inchioda anche i più dubbiosi, riottosi, appartenenti tutti, ahimè purtroppo, alla folta schiera di quelli che si sono fatti plagiare, si sono fatti fare il lavaggio di cervello dal pensiero dominante, il politicamente corretto, sta rovinando il mondo e in particolare la nostra Italia. Vai con la documentazione, parti da Putin, ci leggo sopra, vorrei in Italia un tipo come Putin, vorrei che si agisse e non con questa politica alla camomilla del volemos e bene, del rinviare a domani quello che si dovrebbe fare oggi, mostrare i muscoli, ma noi non valiamo una mazza, dai regia. Qui vediamo Vladimir Putin, Putin caccia Soros e le sue ONG, arrestato il direttore di Open Russia. Vladimir Putin ha fatto arrestare Andrei Pivoravov, direttore dell'ONG, sostenuta dallo speculatore finanziario. Pivoravov è stato fermato all'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo, mentre si trovava su un aereo pronto al decollo. Avete capito bene? Azione di forza. È necessario, è importante. Ecco perché molti temono Putin. Molti si lamentano di Viktor Orban. È gente che pensa innanzitutto al proprio territorio, ai propri cittadini, alla sicurezza dello Stato. Quello che non succede in Italia, c'è un clima di anarchia assoluta, di impotenza, di fragilità di questo sistema estremamente garantista. E regia, ti prego, fai vedere i contributi riguardanti la tipologia classica dei sacchetti a perdere, sia quel signorino di etnia rom che ha violentato una povera donna di 91 anni, ma come si può arrivare a tanto? Ecco perché gente che non merita, non merita, devono essere messi da parte. E poi quei quattro marocchini all'Aquila hanno fatto il disastro in una chiesa. In Italia fanno cose che dalle loro parti non farebbero mai, perché sanno di essere impuniti grazie al nostro sistema garantista estremamente farraginoso. Vai con le immagini. Orrore ad Asti, la 91enne denuncia il furto, il rom si vendica stuprandola. Un anno fa l'anziana aveva accusato il ladro, 19enne, lui a maggio è tornato, l'ha aggredita e violentata.
A seguire, quattro marocchini entrano in chiesa e danno fuoco alla statua della Madonna. È successo a Trasacco, L'Aquila. Ditemi voi se noi dobbiamo rimanere impassibili, impotenti, se dipendesse da me. Oppure dai, lasciamo stare Spatalino. Spatalino è un razzista, un fascista, un leghista, un conservatore, un retrogrado. Io non faccio testo, ma io vorrei essere a Roma un annetto per cambiare le regole del gioco. Io rispetto la legge, io rispetto tutto, e tu in casa mia fai l'anarchico, approfittando del sistema troppo garantista. No, allora io voglio un Putin, voglio un Orban in Italia, perché se ci fosse Putin, questa gentaglia, sta feccia, non si comporterebbe così. Vai in Marocco a incendiare un minaretto, i luoghi di culto islamici, noi non saremmo capaci, perché noi siamo rispettosi. Se noi andiamo dalle loro parti, a me è successo qualche volta andare, rispettiamo i loro usi, le loro usanze, i loro costumi, le loro abitudini, ma è giusto che sia così, perché se sbagli ti buttano in galera e non ti fanno più uscire. Allora perché c'è questo lassismo in Italia? Ditemi voi perché. Io non sono per le cose ingiuste, io sono per la correttezza, per il rispetto delle regole. Ci vuole severità per farsi rispettare. Putin viene odiato perché è un duro, non transige, per non dire della Cina. A volte parlano dei morti che ha fatto il fascismo e i 100 milioni di morti che ha fatto il comunismo. Vai in Cina a gridare un poco così, alzare la voce in Cina, hai finito di vivere. Ma allora perché in Italia è concesso di tutto a sta gente? Chiudiamo oggi con il contributo di Orban. Massima solidarietà al leader ungherese, fa bene, sta lavorando bene, tanto che i magiari lo apprezzano, però è odiato dalla Unione Europea, da questi quattro parrucconi teorici della Unione Europea, che vanno a sindacare le azioni di Orban. Ditemi voi se è permesso. Adesso c'è una rappresaglia, ma io sono convinto che Viktor Orban fa spallucce, se ne frega e va avanti per la sua strada. Chiudiamo con il contributo che riguarda l'Ungheria. La punizione della Unione Europea. Lui privilegia le famiglie, perché lo ripeto, il provvedimento fatto da Orban tende a tutelare le famiglie ungheresi. Soldi bloccati a Orban. Congelato l'ok al recovery dell'Ungheria, in ballo 7 miliardi. Bruxelles adombra problemi legati all'antifrode, ma pare una vendetta antisovranista. Ira della Meloni. Ha ragione Giorgia Meloni di dare la solidarietà a Orban, colpevole di proteggere la sua nazione e i suoi connazionali. E quelli della Unione Europea fanno sta rappresaglia. Non ho parole, non puoi fare niente che va nel versante giusto, altrimenti ti bastonano. Ma io sono per gente come Viktor Orban. In casa sua fa quello che ritiene più opportuno, e sono i cittadini, lo ricordo
per i miei denigratori sono i cittadini magiari che l'hanno democraticamente eletto. A differenza dell'Italia, abbiamo un governo che non è espressione della volontà del popolo, non lo dimenticate. E valga il vero, penso che anche per oggi possa bastare. Grazie di cuore per la cortese attenzione nei nostri confronti, un grazie ai miei sponsor e per la parte tecnica un grazie anche al nostro Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.